Buongiorno a tutti. Siamo al terzo appuntamento con il dottor Dino Cristanini all'indomani della pubblicazione delle ordinanze ministeriali relativamente alle valutazioni e agli esami di Stato di primo e secondo grado. Da pochi minuti, ecco il motivo del ritardo dell'avvio, abbiamo concluso il webinar per la scuola del primo ciclo. Adesso ci addentriamo in quello dell'esame di Stato del secondo ciclo. E abbiamo sentito forte l'esigenza di offrire alle nostre scuole, ma a tutti, a quanti hanno avuto piacere di partecipare, delle indicazioni un pochino più interpretative delle ordinanze ministeriali, perché tante sono state le richieste. E volentieri la FIDE ha organizzato questi eventi, ma devo dire soprattutto grazie alla disponibilità del dottor Cristanini, che oltre alla grande competenza ha anche una grande attenzione e disponibilità. Grazie ancora, dottor Dino Cristanini, e ci avvieremo a questa riflessione sugli esami di Stato del secondo ciclo. Vi ricordo, ormai siamo abituati, che potete fin da subito scrivere nella sezione domande, che vedo che qualcuno già l'ha scritto, e le domande che poi man mano saranno inviate al dottor Cristanini, che cercherà anche nel corso della sua presentazione di tenere presente. Cosa dire? Buon lavoro, in bocca al lupo per gli esami, soprattutto ai nostri ragazzi, ma avremo modo per questo di sentirci e di vederci ancora. E voglio ricordarvi che noi andiamo avanti e con noi, speriamo che ci siate anche tutti voi, nella campagna Vogliamo fare scuola. Nei prossimi giorni ci sarà la pubblicazione del manifesto e questo permetterà di scendere proprio in un accompagnamento e un sostegno alle scuole nel pensare e progettare le scuole da settembre 2020. Vogliamo guardare insieme al futuro, un futuro che ci ritrova a riguardare il nostro modo di fare scuola. Io vi auguro una buona giornata. Ecco, già da subito vi dico che come sempre al più presto sarete raggiunti con un'email dove potrete compilare questionario di gradimento del webinar, scaricare l'attestato, ma soprattutto scaricare la registrazione della videoconferenza e anche le slide. Pertanto, buon lavoro, buon incontro, buon webinar. Grazie ancora, dottor Cristianini, e a lei la parola. Sì, buongiorno, eccoci al terzo incontro. Questa volta abbiamo le ordinanze emanate sulla base di quanto previsto dal decreto 22 dell'8 aprile che delegava appunto al Ministro dell'Istruzione la facoltà di regolare la valutazione finale e l'esame di Stato alla luce degli scenari che si sarebbero determinati. Le ordinanze sono state pubblicate sabato scorso, il 16 di maggio, e sono al momento la nostra fonte. Poi ci sono mille questioni procedurali che magari i contenuti delle ordinanze suscitano, al di là poi del merito, quindi di come si svolge la valutazione finale e soprattutto di come si svolge l'esame di Stato. Io cercherò di rispondere per quanto posso, poi le domande possono essere molte, insomma, vediamo cosa riusciamo a fare in questa ora e mezza, premettendo che comunque bisognerà continuare a seguire poi tutti i chiarimenti, le interpretazioni che inevitabilmente arriveranno da parte del Ministero, che tra l'altro ha già pubblicato un'errata corrige all'ordinanza degli esami per via di un paio di rimandi che insomma andavano corretti. Niente di importante, ma insomma per segnalare che sicuramente arriveranno molte precisazioni. Comincio alla svelta appunto perché le cose da discutere sono molte. Il richiamo dell'ordinanza sulla valutazione, cominciamo infatti con l'ordinanza numero 11 che riguarda la valutazione finale degli alunni per questo anno scolastico e detta le prime disposizioni
per il recupero degli apprendimenti. È un'ordinanza che vale tanto per il primo quanto per il secondo ciclo, che contiene disposizioni che valgono per tutti e altre poi più specifiche per ciascuno dei cicli. Beh, l'ordinanza ci ricorda che i fondamenti, i principi sono sempre quelli del decreto legislativo 62 del 2017, che ha appena rivisto la valutazione. In generale, la valutazione del primo ciclo e gli esami di Stato. Per il secondo ciclo, poi, rimangono, tutti gli articoli del DPR 122 del 2009. Dunque, la valutazione, appunto, è coerente, dicono i principi qui richiamati ai quali dobbiamo rifarci, con, la valutazione ha per oggetto sia i risultati di apprendimento, sia il processo formativo, è coerente con l'offerta formativa ed è trasparente. Ho messo con un colore più scuro queste due affermazioni perché hanno un risvolto pratico. Se è coerente con l'offerta formativa va dichiarata, va esplicitata in modo molto preciso. È trasparente e quindi i criteri pure vanno pubblicati e comunicati assicurandosi che raggiungano i destinatari. La offerta formativa, visto quanto è successo nel periodo di sospensione delle attività in presenza, va rimodulata. Nella didattica a distanza sappiamo che non si è riusciti, credo che la maggior parte delle scuole, c'è chi ha continuato con l'orario normale, però insomma credo sia stato difficile conservare tutti gli obiettivi di apprendimento decisi a inizio anno e quindi occorre, dovrebbe essere già stato fatto, era necessario ricorrere a una rimodulazione della programmazione, individuare per ciascuna disciplina i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati e che poi verranno conseguiti attraverso un apposito piano di integrazione degli apprendimenti. In realtà è un piano di recupero degli apprendimenti che non sono stati perseguiti quest'anno, ecco, con uno schema molto semplice che non è ancora la rimodulazione, però può essere la base per la rimodulazione. Si tratta di stabilire quali obiettivi avevamo definito, quali abbiamo poi ragionevolmente deciso di privilegiare nella DAD e cosa ci rimane adesso da recuperare nei prossimi anni. Bisogna anche decidere se tutto è da recuperare o se invece ci sono solamente degli obiettivi essenziali, fondamentali, che è necessario recuperare per poter procedere. Questa può essere la base, ripeto, sia per dichiarare ciò che è stato possibile fare quest'anno e su cui si baserà la valutazione, sia su ciò che sarà necessario riprendere, che costituisce la base del piano di integrazione degli apprendimenti. Circolano già le nuove sigle, piano di integrazione degli apprendimenti è stato ribattezzato PIA e in cosa consiste il piano di integrazione? È semplicemente in un documento nel quale classe per classe, disciplina per disciplina, si elencano le attività non svolte, ma direi di partire dagli obiettivi di apprendimento che non è stato possibile perseguire e che appunto diventeranno l'oggetto del piano di integrazione da attuare nel prossimo anno. Si tratta di fare uno schemino molto semplice, appunto, classe, disciplina per disciplina, obiettivi di apprendimento da riprendere nei prossimi anni. Si tratta anche di rimodulare i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e di darne comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione nel sito. Rimodulare i criteri o integrare i criteri di valutazione, ne abbiamo parlato abbondantemente negli incontri precedenti, abbiamo suggerito di considerare in questa integrazione, in questa revisione
criteri di valutazione il tipo di partecipazione alle attività nel periodo della DAD e quindi l'assiduità o meno nella partecipazione alla presenza alle attività in sincrono, il tipo di presenza in sincrono, quindi una presenza motivata, attiva, costruttiva, piuttosto che saltuaria o distratta o passiva. Da considerare anche altri due elementi poi nella espressione del voto finale. La disponibilità di apparecchiature tecnologiche e di un'adeguata connettività e altre situazioni di origine extrascolastica che possano aver influito negativamente nel periodo della didattica a distanza. Quindi, al di là degli apprendimenti in sé che occorre valutare e per i quali occorre capire se si tratta poi di procedere a recuperi, si tratta però di tener conto nel voto anche di particolari situazioni dello studente, sia situazioni personali, di situazioni psicologiche fragili o che comunque si siano determinate a seguito dell'epidemia, o situazioni anche di tipo familiare, per quanto abbiate potuto conoscerle, e sappiamo tutti, insomma, cosa può essere successo nelle famiglie, preoccupazioni per il lavoro, per malattie di congiunti o altro. Quindi, insomma, nella integrazione dei criteri di valutazione si tratta semplicemente di dire che al di là delle rubriche di voto che avevamo già a disposizione, nella valutazione finale si terranno in considerazione anche tutti questi elementi. Bene. La valutazione finale, l'abbiamo ripetuto molte volte, è espressione di una sintesi valutativa e quindi non si tratta solo di fare la media aritmetica dei voti. Naturalmente tutto questo va dichiarato. Occorre avvisare ragazzi e famiglie che magari non si aspettino una valutazione centrata solamente sulla media di due o tre verifiche, ma che nella valutazione si terrà conto di tutto questo. Detto in schema, no, oltre agli esiti di apprendimento, nella rimodulazione dei criteri si potrà stabilire che entreranno in gioco anche tutti questi altri elementi, quindi le osservazioni sul processo, come abbiamo detto, il tipo di impegno, il progresso nell'apprendimento, magari sono tutti elementi di cui già i criteri delle scuole tenevano conto, vedendo un po', le delibere negli anni scorsi di molti collegi dei docenti, molte di queste cose erano già comprese. Quest'anno entra in gioco anche la considerazione di situazioni particolari che poi influisce sulla possibilità di non ammettere alla classe successiva. Come funziona la valutazione? L'ordinanza 11 all'articolo 4 prende in considerazione il caso specifico delle scuole secondarie di secondo grado, mentre l'articolo 3 riguarda il primo ciclo, l'articolo 4 riguarda le scuole di secondo grado. Cosa si dice nei commi 3 e 4? Allora, comma 3, c'è cioè il consiglio di classe. Procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza. Abbiamo già visto che nella legge di conversione del decreto legge 18-2020 è stato inserito un articolo che appunto legittima pienamente le verifiche effettuate nel periodo di didattica a distanza. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni ordinarie, quelle contenute nel DPR 122-2009. Allora, qui vedete in celeste il testo dell'ordinanza, l'ho integrato in blu con il richiamo dei commi citati rispetto ai quali si deroga, in modo da capire a cosa deroghiamo. Quindi si deroga al comma 5 dell'articolo 4 del DPR 122, che prevedeva una votazione non inferiore a 6
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Quindi si viene ammessi anche con voti inferiori a 6 che sono riportati nel documento di valutazione finale. Quindi si possono dare le insufficienze, non è necessario formalmente dare il 6 per ammettere la classe successiva. Si dà l'insufficienza e la si riporta nel documento di valutazione finale. Si deroga al comma 6, quindi al comma che prevedeva la sospensione del giudizio, l'attivazione dei corsi di recupero più la verifica del superamento dei debiti entro appunto il 31 agosto o entro l'inizio delle lezioni dell'anno successivo. Si deroga al comma 7 dell'articolo 14 che prevedeva la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il regolamento a cui si fa riferimento è appunto il DPR 122-2009 che conserva valore per la sola scuola secondaria di secondo grado, mentre le altre parti sono state abrogate o comunque disattivate dal 62 del 2017. Quindi gli alunni sono ammessi in deroga a tutte queste disposizioni. Per gli alunni con disabilità certificata, ovviamente si fa riferimento al piano educativo personalizzato, così come è stato adattato al periodo dell'emergenza. Ecco, è un tema delicatissimo questo perché tutti concordano sul fatto che gli alunni con disabilità sono stati tra quelli maggiormente svantaggiati dalla sospensione delle attività in presenza, che per loro è stato molto più difficile trovare come si può dire, gli approcci adeguati attraverso la didattica a distanza. Quindi si farà riferimento a ciò che è stato possibile fare in rapporto al PEI adattato e comunque la valutazione fa riferimento al progresso rispetto al punto di partenza. Per gli alunni con DSA certificato si fa riferimento al piano didattico personalizzato, idem per gli alunni con BES che non sono certificati ai sensi della 170, ma per i quali il consiglio di classe ha deciso di formalizzare uno specifico piano didattico personalizzato. Quando si può non ammettere, è stato ribadito continuamente, non ci sarà il 6 politico cosiddetto, ma ci sarà una valutazione seria. Beh, vediamo, in quali casi si può non ammettere? Beh, si può non ammettere ovviamente nel caso di una sanzione disciplinare che abbia comportato l'esclusione dallo scrutinio, anche dall'esame, ma questo lo vedremo dopo parlando dell'esame. Se c'è stata una sanzione disciplinare, quella massima prevista dal rinnovato statuto, o meglio, dall'integrato statuto delle studentesse e degli studenti, una quindicina di anni fa, giù di lì, insomma, è stato integrato lo statuto degli studenti, eravamo in piena epoca bullismo e quindi sono state inserite delle sanzioni che nel caso più grave prevedono anche questo provvedimento. In questo caso viene fatto salvo e non si viene ammessi alla classe successiva. Di più difficile interpretazione, comunque attuazione, è invece il caso precedente, che è questo. Dice, si può non ammettere se ricorrono una serie di condizioni. Allora, prima condizione, il consiglio di classe non è in possesso di alcun elemento valutativo. Non è in possesso di alcun elemento valutativo vuol dire rispetto a tutte le discipline. Mi è capitato in qualche domanda che è stato chiesto, dice, ma in una disciplina, in quali discipline? In una o qualche disciplina vale la deroga di cui abbiamo visto nella slide precedente. Qua parla di possesso, mancato possesso di alcun elemento valutativo che però doveva essere già stato registrato nel primo periodo didattico, nel primo trimestre o quadrimestre, e quindi doveva essere già una situazione che si verificava dall'inizio dell'anno, perché lo studente non aveva frequentato del tutto o assai sporadicamente. E comunque non si è in possesso di
elementi valutativi nel periodo della DAD per cause che non siano imputabili a difficoltà legate alla disponibilità, appunto, dei devices, come si dice oggi, delle apparecchiature tecnologiche e per problemi di connettività di rete. Quindi la scuola, se volesse sfruttare questa disposizione, dovrebbe dimostrare di aver fatto il possibile per rintracciare gli studenti che non si collegavano e aver fatto il possibile per fornire tutti gli strumenti necessari. E quindi ecco che, insomma, si può non ammettere la classe successiva, ma bisogna dimostrare l'esistenza di tutte queste condizioni. In particolare, la condizione di effettiva mancanza di sarà ben da pensare a come potrà essere dimostrata. Il piano di apprendimento individualizzato. Allora, prima abbiamo parlato del piano di integrazione degli apprendimenti, il PIA, in questo caso abbiamo il PAI, quindi al di là dell'integrazione riguardante tutta la classe, qui stiamo parlando di apprendimenti che riguardano i singoli soggetti. In questo caso si chiede di predisporre un piano, un modulino che in sé è abbastanza semplice. Si tratta di indicare per le discipline carenti, nel caso di votazioni inferiori a 6 decimi, ma poi si dirà anche nel caso di apprendimenti non sufficientemente consolidati, si tratta di indicare le discipline, appunto, in cui ci sono questi apprendimenti non soddisfacenti e gli obiettivi da conseguire e le specifiche strategie. E questo piano va allegato poi al documento di valutazione. Quindi si tratta di predisporre un semplice modello indicando obiettivi di apprendimento, specifiche strategie. Sulle specifiche strategie, che dire? È anche difficile capire adesso in quali condizioni ci troveremo a settembre. Perciò vedo che le scuole stanno indicando un po' strategie di tipo generale. Quindi faremo attività di recupero individualizzato. Qualcuno ha scritto di sportello, poi vedremo se fisicamente ci sarà il ritorno in presenza o se ci saranno sportelli a distanza. Faremo il peer tutoring, il peer learning, insomma, quelle metodologie che la panoramica professionale già ci mette a disposizione, poi si vedrà concretamente cosa si potrà fare a suo tempo. Ecco, quindi i due nuovi documenti, appunto il piano integrato che riguarda tutta la classe e invece il piano individualizzato che riguarda ciascuno studente. E tra l'altro ci possono essere casi diversi. Un conto è lo studente che non si è collegato, non ha partecipato alla DAD e per lui si tratta appunto di colmare ciò che non è stato fatto. Per chi ha partecipato e nonostante questo non ha raggiunto livelli sufficienti, invece si tratta di capire bene perché non è avvenuto l'apprendimento, quindi da capire bene quali strategie. Ci sono modulini che circolano sui siti che sono anche più complessi perché indicano non solo gli obiettivi e le strategie, ma anche tempi, risorse, criteri di valutazione. Volendo, si possono fare. L'ordinanza comunque ci chiede intanto gli obiettivi e le strategie. L'articolo 6 dell'ordinanza al comma 1, appunto, tratta specificamente del piano di apprendimento individualizzato, perché nel comma 5 si dice che il consiglio di classe lo deve predisporre, poi nel comma 6 se ne tratta compiutamente. Quindi si prevede che in presenza di votazioni inferiori a 6 decimi si predisponga questo piano individualizzato in cui per ciascuna disciplina vengano indicati gli obiettivi da conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento. Viene escluso
dalla predisposizione del piano di apprendimento individualizzato, il passaggio dalle primarie alle secondarie di primo grado e dalle secondarie di primo grado alle secondarie di secondo grado. Questo viene spiegato nel preambolo dell'ordinanza, anche sulla base del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sulla base del fatto che non è detto che chi esce da una classe di terza secondaria di primo grado, che tutti gli alunni vadano esattamente nello stesso istituto di secondaria di secondo grado, e quindi è inutile presentare questi piani. Poi ci si penserà, si farà l'analisi di partenza nella scuola di secondo grado. Bene. La valutazione, come viene resa pubblica, il comma 2 dell'articolo 3 ci dice che la valutazione, questo vale per le classi non terminali, la valutazione degli studenti, effettuata ovviamente dal consiglio di classe, e che l'esito della valutazione l'esito della valutazione è riportato all'albo dell'istituto. Oh, qui c'è adesso un dibattito in rete che dice: ma pubblichiamo fisicamente all'albo provocando assembramenti, o è sufficiente pubblicare online, pubblicare nel sito della scuola? Ovviamente stando attenti a non riportare elementi dai quali si possa dedurre lo stato di salute dello studente, e quindi evitando di scrivere che sono, insomma, che si è fatto riferimento al PDP o al PEI, che arriverebbe la presenza di una certificazione di disabilità o di DSA. Ecco, quindi molti propendono sul fatto che ovviamente sia anche possibile fare questo, evitando appunto poi di incappare nella tutela dei dati personali, ma semplicemente se si riporta il voto di disciplina e di comportamento e il punteggio relativo al credito scolastico, dovrebbe essere possibile. Vabbè, comunque sono tutte questioni procedurali. Tornando alla questione del PIA e del PAI, nell'articolo 6 si precisa che le attività dell'uno e dell'altro, quindi le attività del piano di integrazione degli apprendimenti di tutta la classe, nonché quelle dei piani di apprendimento individualizzati, dovrebbero iniziare a decorrere dal 1° settembre 2020. Però attendiamo adesso le notizie su come veramente si inizierà e si procederà, perché questo è ancora in fase di definizione. È piuttosto interessante il comma 4, dove si dice che al di là della data di inizio, in realtà queste attività potranno proseguire per l'intera durata del 2020-2021, ed è una cosa ragionevole, insomma, perché più che in una logica additiva, per cui faccio qualche settimana di recupero e poi procedo come se niente fosse, potrebbe essere più logico integrare, per quanto necessario e opportuno, l'intero curriculum 2020-2021. Sempre nell'articolo 6 si prosegue dicendo che per tutte queste attività occorrerà utilizzare le risorse disponibili nell'organico dell'autonomia e adottando le varie forme di flessibilità previste, appunto, sia dalle norme sull'autonomia, sia da norme successive come la 107 o anche i vari regolamenti di riordino dei vari percorsi di studio. Bene, importante tener conto del fatto che la valutazione finale influisce sul punteggio d'esame. Influisce sul punteggio d'esame perché determina il credito scolastico. Quindi attenzione alla valutazione finale, non solo di quinta, ma anche di terza o quarta, perché poi ha un'influenza sul credito scolastico, che a sua volta incide sul punteggio finale. Ma anche, poi vedremo che nell'ordinanza sugli esami,
l'eventuale integrazione fino a un massimo di 5 punti del punteggio d'esame si basa sulla considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento e quindi non solo attraverso il credito, ma anche attraverso quest'altra possibilità, la valutazione finale incide. Una delle condizioni per l'attribuzione della lode è di aver conseguito il credito scolastico nella misura massima con voto unanime del consiglio di classe. Quindi non c'è solo un effetto immediato, ma c'è anche un effetto poi trascinamento della valutazione finale. A proposito di credito scolastico, per le classi terze e quarte restano in vigore, poi per la quinta ci sono altre disposizioni, ma per le terze e quarte restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 62-2017, con una integrazione che nel caso di media inferiore a 6 decimi per il terzo o quarto anno è attribuito un credito pari a 6, che però potrà essere integrato negli anni successivi, a seconda dell'andamento del piano di recupero apprendimenti. Quindi negli anni successivi poi occorrerà riprendere in mano il credito attribuito per vedere se è opportuno integrarlo. Per le classi terza o quarta, quindi semplicemente valgono i crediti previsti dal decreto 62. Queste che sto mostrando invece sono le tabelle di riconversione per gli studenti che si trovano in quinta e che devono sostenere l'esame. Tabelle di riconversione del credito già attribuito negli anni scorsi. Per la classe terza c'è un doppio passaggio. Nelle bozze di ordinanza si prevedeva solamente la conversione dalla prima colonna, cioè del credito pre-decreto 62, al nuovo credito di quest'anno. Poi è stato fatto presente che molte scuole avevano già fatto la riconversione ai sensi del decreto 62 e quindi nella tabella definitiva allegata all'ordinanza di quest'anno è stato previsto il doppio passaggio. Quindi prima colonna è il credito pre-decreto 62, seconda colonna credito decreto 62 e infine nuovo credito. Credito riconvertito quest'anno. È stato necessario appunto fare questo perché il punteggio massimo del credito quest'anno è stato portato a 60 e quindi occorreva rivedere tutti i punteggi relativi ai vari livelli. Idem per la classe quarta, solo che qui si era già partiti l'anno scorso col credito del decreto 62 e quindi c'è un solo salto. Insomma, in poche parole, quest'anno occorre riconvertire i crediti e per la classe terza si arriva a un massimo di 18 e per la classe quarta a un massimo di 20. Per la classe quinta, invece, il credito va attribuito in base alla tabella allegata all'ordinanza di quest'anno fino a un massimo di 22 punti. Ecco, il totale dei massimi fa 60. Ammissione all'esame. Si è ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni se si è frequentato l'ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria e secondo grado, eccetera, eccetera, salvo che non si sia stati oggetto di provvedimento di esclusione dall'esame. È confermata la possibilità di abbreviazione per merito. Ora, in una delle domande pervenute, ho visto che mi si chiedeva quali sono i criteri di abbreviazione per merito? Ecco, lì basta far riferimento a quanto previsto dall'apposito articolo del decreto 62, che adesso non sto qua a recuperare e a elencare. Comunque, la possibilità di abbreviazione per merito
è quella già prevista dal decreto 62 e le condizioni sono quelle là elencate. Poi magari prima della fine, se resta tempo, potremo andare a recuperarle, ma adesso è il caso di andare avanti perché le questioni sono molte. La questione della composizione della commissione. Ora, per la composizione della commissione era già intervenuta l'ordinanza numero 197-2020. Nell'ordinanza di quest'anno, però, l'ordinanza 10, l'ordinanza sull'esame, c'è una piccola novità, perché si richiama l'ordinanza 197, però anziché dire che è costituita una commissione ogni due classi, si aggiunge che poi costituiscono le sottocommissioni. Ecco, quindi, diversamente dagli anni scorsi, c'è proprio l'introduzione di questo concetto di sottocommissione e nell'ordinanza 10, molto puntualmente, si parla, a seconda dei casi, di attività della commissione e di attività della sottocommissione. Poi occorre guardare bene l'ordinanza e vedere quando agisce la commissione e quando agisce la sottocommissione. Di fatto, era così anche prima, però questa idea appunto che le commissioni siano costituite da due sottocommissioni è una precisazione ulteriore formale rispetto agli anni precedenti. Comunque, veniamo alla sostanza, ciascuna sottocommissione è costituita, oltre che dal presidente esterno, da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede d'esame. I commissari sono designati, anzi sono stati designati perché era previsto entro il 30 di aprile, dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell'ordinanza 197, la quale prevedeva due criteri in questa designazione, che ci fosse rispetto dell'equilibrio tra discipline e che fosse assicurata la presenza del commissario o dei commissari della disciplina o delle discipline che dovevano essere oggetto della seconda prova scritta. Discipline che erano state individuate attraverso il decreto ministeriale numero 28 del 30 gennaio di quest'anno. Poi da vedere l'esito delle eventuali sostituzioni, perché se uno o più commissari dessero forfè diventa un bel problema. Parlo soprattutto adesso per le scuole statali. Ho visto dichiarazioni secondo le quali non ci sarebbero grandi problemi, però insomma vediamo poi alla fine perché l'ordinanza numero 10 all'articolo 12 prevede tutta una serie di possibilità di sostituzione arrivando fino alla nomina di supplenti. Quindi potrebbe anche darsi che non ci fosse solo il presidente esterno alla fine, ma che ci fosse anche qualche commissario. E questo rende molto importante il documento del consiglio di classe, che quest'anno va predisposto e pubblicato entro il 30 maggio e non più entro il 15 maggio. Quindi, nel linguaggio comune, ci eravamo abituati a parlare del documento 15 maggio. Quest'anno dovremo fare uno sforzo di concentrazione e parlare del documento del consiglio di classe che va predisposto entro il 30 maggio, il quale deve riportare ogni elemento che consenta alla commissione e alla sottocommissione che poi condurrà il colloquio di capire qual è il perimetro entro il quale il colloquio stesso si deve svolgere. E in particolare quest'anno sono previsti tutta una serie di elementi nuovi, ad esempio il testo di italiano trattato nell'ultimo anno e quindi il consiglio di classe nel suo documento deve elencare puntualmente quali sono i testi trattati. Poi la scelta dei materiali da proporre per lo spunto, insomma, pluridisciplinare che l'anno scorso era l'avvio dell'esame e quest'anno è collocato al terzo punto. Quindi materiali che devono far riferimento al percorso del consiglio di classe, le problematiche degli alunni con disabilità o con DSA,
insomma, ogni elemento che la commissione, che renda la commissione in grado di conoscere bene la situazione della classe. È vero, come dicevo, che essendo i commissari in teoria tutti interni dovrebbero conoscere bene già il percorso degli studenti, ma c'è il presidente esterno e poi nel caso di sostituzioni si può arrivare anche alla presenza di commissari che non fanno parte del consiglio di classe. In cosa consiste l'esame? Ecco, la prova d'esame, come già ampiamente annunciato da tempo, è costituita da un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Quindi il famoso PECUP, il profilo culturale, educativo, professionale, è sempre la tavola generale che dobbiamo avere ben presente. Il profilo, appunto, è riportato nella scuola secondaria di secondo grado in tanti documenti, c'è cioè il profilo generalissimo che nelle norme viene sempre citato, allegato al decreto legislativo 226 del 2005, ma poi ci sono i profili del 2010 nei vari regolamenti di riordino dei percorsi di studio, ci sono i profili complessivi di percorso di liceo, di tecnico professionale, poi i percorsi, i profili di settore, di indirizzo, ma c'è una bella sintesi, c'è nel supplemento europeo al portfolio che tutti gli anni le segreterie stampano e allegano al diploma d'esame e quindi, insomma, quello è un documento sintetico da tenere presente come guida poi per appunto ciò che dobbiamo accertare. In particolare, poi il candidato deve dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle discipline, di essere capace di usare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro anche per argomentare in maniera critica e personale, di saper analizzare le esperienze fatte nei PCTO e di riportarle al proprio profilo di indirizzo e di aver maturato le competenze e le attività di cittadinanza e costituzione. Quindi questo è lo scopo del colloquio. Questi sono i punti focali del colloquio e su questi si basa poi la scansione, l'articolazione dei contenuti del colloquio stesso e si basano i criteri della griglia di valutazione. L'articolazione e i contenuti del colloquio. Nell'ordinanza si sta scritto che il colloquio è articolato e scandito, ecco, sullo scandito, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione aveva fatto un'osservazione, diceva, ma come? L'anno scorso abbiamo insistito tutti molto sul fatto che il colloquio non fosse una interrogazione per compartimenti stagni, ma che al di là dei contenuti fosse un colloquio fluido, condotto variamente a seconda della piega che prendeva la discussione e quindi, insomma, si raccomandava di considerarlo un tutto unitario. Il Ministero ha fatto presente che comunque questi sono contenuti previsti dalla norma base, dal decreto legislativo 62-2017, quindi insomma ha mantenuto questa definizione, questa locuzione di articolato e scandito. Personalmente rimango dell'opinione che comunque insomma, lo spirito non sia quello di procedere per un minutaggio preciso e per proprio un passaggio, una separazione tra i vari momenti, ma che appunto nei limiti del possibile si tratti, almeno per quanto riguarda la connessione degli ultimi 3 punti, che si possa procedere anche in maniera più fluida. L'importante è che tutti i punti vengano trattati. Ora, quali sono questi contenuti? La discussione dell'elaborato concernente le discipline di indirizzo, e quindi questo un po' è il recupero, abbiamo capito tutti, di quello che doveva essere la seconda prova scritta. La discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 5º anno. Questo è il tentativo di recuperare appunto l'oggetto della prima prova scritta e poi gli altri argomenti. Ma vediamoli un po' uno per uno.
Allora, la discussione dell'elaborato concernente le discipline di indirizzo è l'argomento che più ha fatto discutere. L'argomento viene assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo e deve essere assegnato al candidato entro il 1° giugno. Poi nella bozza diceva che doveva essere restituito alla sottocommissione, ma la sottocommissione si insedierà il 15 di giugno e quindi poi nell'ordinanza definitiva è stato scritto che questo elaborato viene restituito dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 di giugno. Quindi la restituzione va ai medesimi docenti che hanno assegnato appunto la tematica dell'elaborato. E come assegnarlo? Nell'ordinanza è stato precisato che sono possibili varie scelte: assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, oppure assegnare a tutti lo stesso argomento, oppure assegnare argomenti per gruppi, quindi 4-5 gruppi nella classe, un argomento diverso a ogni gruppo. La condizione però è che nel caso di questa scelta, argomento uguale per tutti o comunque uguale all'interno di un gruppo, deve essere un argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato, altrimenti appunto, come si fa ad attribuire il punteggio a un candidato specifico se è un risultato di gruppo? E quindi, insomma, si tratta di ponderare bene il tipo di scelta. Certo che assegnare un argomento a ogni candidato richiede, un argomento diverso a ogni candidato richiede tutta una serie di riflessioni impegnative, ma sicuramente è il modo migliore per non avere elaborati troppo simili. Comunque poi decideranno i docenti di indirizzo. E quale potrà essere il criterio che guida la scelta dell'argomento da assegnare? Beh, le tipologie dell'elaborato devono essere coerenti con le discipline di indirizzo e questo già, insomma, limita molto il campo. Se andiamo a vedere nei quadri di riferimento, nei 76 quadri di riferimento delle seconde prove, quali erano le tipologie di seconda prova scritta, qui è un po' diverso perché non è la prova scritta, ma insomma ci possono essere utili spunti. Andiamo a vedere quali erano le tipologie, vediamo che in certi casi si parlava di un progetto oppure di definire le caratteristiche che avrebbe dovuto avere un certo progetto o un certo prodotto. Quindi diverso sarà l'elaborato che potrà essere richiesto al classico con discipline di indirizzo latino e greco, diverso nello scientifico con matematica e fisica, diverso ancora sarà per un indirizzo di discipline pittoriche piuttosto che di discipline plastiche o indirizzi dei tecnici e dei professionali. Quindi potrà essere anche un progetto, un prodotto, e queste sono un po' le possibili tipologie. E l'elaborato poi dovrebbe consentire di rilevare la padronanza dei contenuti e dei metodi propri delle discipline di indirizzo, quindi tale da mettere in gioco ciò che uno ha imparato nelle discipline di indirizzo e vedere se sa utilizzare questi apprendimenti per analizzare problemi, per risolverli o per realizzare progetti o per realizzare prodotti. Il punto B, discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 5º anno, qui sarà uno dei testi che il consiglio di classe avrà elencato nel documento di consiglio. E la commissione come lo proporrà allo studente? Beh, a mio giudizio dovrebbe poter consentire l'analisi di questo testo di rilevare sicuramente la capacità di comprensione del senso complessivo, di darne un'interpretazione che vada al di là del senso letterale, di collocarlo nel contesto storico e culturale,
di farne eventualmente un'analisi anche stilistica, se siamo in certi indirizzi di studio, di metterlo in relazione con la propria esperienza personale. Ecco, sono tutte mie interpretazioni, ma si basano su quelli che erano i riferimenti del quadro di riferimento per la valutazione della prima prova scritta. Analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla sottocommissione. Questo era il punto di innesco dell'esame lo scorso anno. Quest'anno diventa il punto 3, è lo spunto per un colloquio appunto pluridisciplinare che coinvolga tutte le discipline, ma che le coinvolga in modo non superficiale, in modo non forzoso. Ecco, qui bisognerebbe fare tutta una aprire una finestra di tipo epistemologico. Cosa vuol dire mettere in connessione le discipline? Noi sappiamo che le discipline hanno un oggetto materiale di studio, ciò che studiano, e un oggetto formale che è costituito dal punto di vista sulla realtà, e ogni disciplina ha un punto di vista che è costituito da un apparato concettuale e da un apparato metodologico, quindi metodi di indagine, linguaggi. Allora il collegamento ha senso tra concetti delle discipline, ha senso tra metodi delle discipline, vedere se c'è un metodo che può servire a una disciplina e anche a un'altra. Ecco, fare accostamenti sulla base della semplice associazione di idee relative all'oggetto materiale della disciplina, insomma, non è veramente un approccio, come si può dire, valido dal punto di vista culturale. Ma questo, ripeto, richiederebbe una finestra molto ampia su questioni di epistemologia delle discipline. C'è da ricordare che comunque già negli indirizzi dati l'anno scorso a chi ha predisposto i quadri di riferimento delle prime e delle seconde prove, appunto c'era un accenno al fatto che doveva esserci una ricaduta dell'esame sul modo di lavorare delle scuole, quindi di aprirsi sempre di più a una collaborazione tra i docenti delle varie discipline per andare almeno verso la pluridisciplinarità. L'interdisciplinarità è più complessa perché richiede proprio la messa in comune di concetti, metodi, ma almeno la pluridisciplinarità, cioè di collegamenti sensati tra le discipline. Ma a parte ciò, ecco, questo materiale va preparato dalla commissione nei giorni precedenti. Non c'è più il meccanismo delle buste che era già stato superato dal decreto 28 del 2020, e che materiale può essere? Ma l'anno scorso ho visto qualche monitoraggio, in particolare un monitoraggio dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, proprio ho fatto un'analisi dettagliata dei materiali scelti dalle commissioni, e da questo monitoraggio non so poi che generalizzazione se ne possa fare, però è interessante che risulta che il 72% delle commissioni ha scelto un documento, documento che è un'espressione generica, generale. E andando più nel dettaglio, quando poi è stato chiesto, cioè, ma che documento era, e allora si è visto che per un quarto sono state scelte foto o dipinti, per un altro quarto, 25%, brani, testi vari, poesie, e poi ancora in percentuali minori testi relativi a discipline, a tematiche disciplinari varie, articoli di giornali o di riviste, documenti tecnici, video, formule, grafici, carte, quindi un'ampia varietà di documenti. Poi c'è stato un 17% che ha proposto invece testi letterari da analizzare. Altri ancora hanno un 8%, hanno presentato documenti che richiedevano analisi di esperienze legate a specificità di indirizzo, e quindi un'ampia gamma di possibilità per questa parte dell'esame, il materiale della commissione. Poi l'esposizione da parte del candidato dell'esperienza dei PCTO, che in questo caso è il candidato che prepara una esposizione anche multimediale, e immagino che i docenti stiano già preparando
con i candidati l'esposizione di questa esperienza, quindi che esperienza era, com'era la struttura in cui si è svolta, ma poi in sede di colloquio bisogna capire se lo studente è consapevole delle competenze acquisite mediante i PCTO, se le sa collegare alle competenze attese dal profilo del proprio indirizzo di studi e quindi si tratta anche adesso di preparare lo studente a queste consapevolezze che poi dovrà manifestare nel colloquio. Infine, l'accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell'ambito delle attività riguardanti cittadinanza e Costituzione. L'anno prossimo dovrebbe entrare in vigore la legge sull'educazione civica. Quest'anno è rimasto in vigore appunto l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione introdotto dalla legge e dalle varie disposizioni del 2009, poi riprese nei vari regolamenti e linee guida o indicazioni nazionali appunto dei vari percorsi di studio. Qui le esperienze delle scuole sono tante perché in mancanza di un curriculum preciso, insomma, ciascuno può aver privilegiato cose diverse e quindi nel documento del consiglio di classe dovrà risultare ciò che è stato fatto per cittadinanza e Costituzione. Nell'ordinanza non si è detto, però in via informale, la ministra ha accennato più volte al fatto che anche l'esperienza vissuta, con l'epidemia può fornire utili spunti. Beh, vediamo. Sicuramente perché i grandi temi di cittadinanza e Costituzione quali sono? E beh, gli articoli della Costituzione stessa, i diritti e i doveri dei cittadini, il rispetto delle regole e la mentalità, l'atteggiamento verso la legalità. E quindi abbiamo visto come l'equilibrio tra i diritti sia stato molto oggetto di discussione in questo periodo. Le istituzioni italiane ed europee, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dei beni artistici e culturali, l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, la partecipazione costruttiva alla vita della comunità. Ecco, sono tutti temi rispetto ai quali il candidato potrebbe essere sollecitato a riflettere, appunto, ma non tanto per ripetere ciò che ha fatto, quanto per capire che consapevolezze ha maturato e che capacità ha di utilizzare tutto questo poi per riflettere sulla realtà. Bene, per la valutazione del colloquio è stata predisposta una griglia nazionale che cerca di rendere più omogenea la valutazione. Poi è chiaro che ogni griglia è comunque suscettibile di interpretazioni personali, ma comunque insomma è una base che riduce la soggettività e porta a una maggiore intersoggettività. Io qui intanto riporto gli indicatori generali che dobbiamo tenere presenti proprio anche già in chiave di scelta poi dei materiali, perché i materiali che daremo come spunto per il colloquio, dovranno consentirci di esprimere un giudizio su questi indicatori. Quindi, primo indicatore, acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curriculum, con particolare riferimento a quelle di indirizzo. Siamo sul piano degli apprendimenti classici, quindi conoscenze e abilità. Poi la competenza, cioè la capacità di utilizzare queste conoscenze e di collegarle tra loro. La capacità di rielaborare i contenuti acquisiti e di argomentare in maniera critica e personale. Argomentare sappiamo che vuol dire svolgere un ragionamento coerente e coeso, a partire da certi presupposti. In maniera critica vuol dire non accettare passivamente affermazioni, ma cercare la validità accertarsi della validità delle fonti, accertare la validità di queste affermazioni. Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento ai linguaggi tecnici o di settore. Quindi qui entra in gioco appunto il lessico specifico delle discipline, in particolare quelle di indirizzo, la capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva,
a partire dalla riflessione sulle esperienze personali, che riguarda sicuramente il punto di cittadinanza e costituzione, ma anche attraverso i PCTO si può accertare questa capacità di riflettere in chiave personale, anche attraverso l'analisi del testo di italiano. Quindi, cinque indicatori da tenere sempre ben presenti, poi con i vari descrittori di livello. Adesso la tabella l'ho riportata giusto per dare l'idea complessiva, poi è chiaro che da queste distanze può essere francamente illeggibile, ma è per dare l'idea della griglia che sarà utilizzata dalla sottocommissione, che ha a disposizione fino a 40 punti per il colloquio. Vabbè, qui avevo fatto appunto una di quelle riflessioni epistemologiche che ho già anticipato. Veniamo al punteggio finale. L'articolo 23 della ordinanza comprende quattro commi che definiscono la procedura per l'attribuzione del punteggio finale e salvo errata corrige futuri, ma l'ordinanza dice: ciascuna sottocommissione si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui. Se a ciascun candidato è assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi che risulta dalla somma tra i punti del colloquio e i punti acquisiti per il credito. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di 60 centesimi. Quindi uno che, cosa ovviamente assai improbabile, ma uno che avesse già il credito di 60 sarebbe promosso anche se prendesse zero al colloquio. Ipotesi improbabile, ma insomma, quest'anno il meccanismo dei punteggi è questo. La commissione, fermo restando il tetto dei 100 centesimi, può integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti, in considerazione del processo formativo, come dicevo prima, ecco l'importanza della valutazione di processo, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento sulla base della programmazione svolta. E questo per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 50 punti e un risultato nella prova d'esame pari almeno a 30 punti. E questi criteri però dovranno essere stati stabiliti già nella riunione preliminare. Infine, la lode. La Commissione all'unanimità può attribuire la lode, ovviamente con giudizio motivato, a quelli che abbiano conseguito il punteggio massimo di 100 senza fruire dell'integrazione di cui abbiamo appena parlato e che abbiano conseguito il credito massimo, e certo per avere 100 bisogna aver avuto il credito massimo con voto unanime del consiglio di classe e che abbiano conseguito il punteggio massimo previsto dalla prova d'esame. E quindi è chiaro che per avere i 100 punti senza integrazione bisogna aver preso i 60 e i 40 e i due punteggi massimi. Quindi con questa nota lieta di studenti che prendono la lode, io direi di chiudere l'esposizione così unidirezionale e cerco di passare adesso, appena riuscirò ad aprire il WhatsApp, di passare alle eventuali domande. Allora, vediamo se riesco a rispondere a tutti. Dunque, abbiamo studenti che dovrebbero a breve, domande secondo ciclo. Abbiamo studenti che dovrebbero a breve iniziare il PCTO in azienda. Si possono mandare? Beh, attenzione, una domanda che richiede una certa riflessione perché le attività in presenza in questo momento sono sospese, quindi non lo so, si andrà in deroga col monte ore per la prossima maturità? E beh, per la prossima maturità, concetto che è nel linguaggio comune, ma sappiamo superato dal 98, non lo so.
Presumo di sì, visto quel che è successo, però dovremo attendere l'ordinanza del prossimo anno. Abbiamo studenti che a breve invece dovrebbero iniziare il PCTO in azienda. Qui ho qualche dubbio perché se le attività in presenza sono sospese a scuola, è vero che le aziende hanno ricominciato. Qua bisognerà chiedere l'UMI all'USR. In caso di assenza di elementi valutativi in una materia, cosa scriviamo in pagella? Dunque, sarà possibile mettere un non classificato? Ma nell'ordinanza, questo, non si parla del non classificato, si parla, è vero, di voti negativi, ma un voto negativo presuppone che ci sia stata una verifica che ha dato appunto esito negativo. E quindi anche qua non lo so, è difficile rispondere perché l'ordinanza non prevede il non classificato, però se uno non ha elementi potrà scrivere appunto che non ci sono elementi per una valutazione. Quindi è l'unica soluzione possibile. Ecco, veniamo al caso che prima ho rimandato. Quindi dice abbreviazione per merito. Sarà possibile avere l'abbreviazione per merito? E qui si tratta di recuperare ciò che prevede il decreto legislativo il 62 del 2017, il quale nell'articolo 13, comma 4 dice: sono ammessi a domanda direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo quegli studenti che nello scrutinio finale della penultima classe, quindi della quarta, hanno riportato non meno di 8 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, non meno di 8 decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato non meno di 7 decimi in ciascuna disciplina e non meno di 8 decimi nei 2 anni precedenti il penultimo, senza essere in corsi non ammissione alla classe successiva in questi anni. E all'esclusione questo del voto di Regione Cattolica o delle attività alternative. Insomma, una serie complessa di elementi per quanto riguarda l'abbreviazione per merito, per i quali occorre andare all'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo. Dunque, il piano di apprendimento individualizzato può essere approvato in sede di scrutinio? Ebbene, credo proprio di sì, perché se si fa per quelli che hanno l'insufficienza, quindi è chiaro che si fa in sede di scrutinio. Nel PAI è possibile indicare strategie di miglioramento da attuare autonomamente già durante l'estate, ma io direi è possibile come suggerimento ulteriore perché il PIA e il PAI si riferiscono ad attività della scuola. Se invece si danno già indicazioni di recupero autonomo allo studente, queste vanno date in aggiunta perché appunto sono attività extrascolastiche. Ecco, i recuperi si possono fare in tempi stabiliti dalla scuola nella sua autonomia. Beh, qui andiamo già a settembre. Quindi, da una parte arriveranno indicazioni precise dal Ministero su quando iniziare. Poi, però, concretamente, sì, credo anch'io che sarà la scuola nella sua autonomia a stabilire concretamente poi come si faranno questi recuperi. Nell'ordinanza si parla di un avvio di esame. Ecco, può fornire chiarimenti in merito alla natura dell'elaborato? Beh, sì, qualcosa ho cercato di fornire. Dopodiché, lì, appunto, il Ministero non ha detto nulla, quindi e non sono state fatte riunioni che io sappia in cui siano state date interpretazioni particolari. È chiaro che la definizione di elaborato è molto generica, però con tutta la marea di indirizzi che ci sono, è come si poteva fare. E quindi starà a ogni consiglio di classe, o meglio ancora ai docenti delle discipline di indirizzo, stabilire quale sarà questo elaborato.
in una domanda si dice a un ragazzo di classico si potrebbe dare come argomento, come compito, il predisporre un lavoro sul tema della crisi dell'arte oratoria tra letteratura greca e latina? Beh, a me pare anche di sì, perché è coerente con la tipologia dell'indirizzo. Poi da capire se questo probabilmente ci consente di far emergere la padronanza dei contenuti e dei metodi propri delle discipline di indirizzo. Ecco, dunque, il brano di letteratura italiana, ecco, occorre semplicemente allegare i testi o è necessario allegarli fisicamente al documento? Poi, boh, sono tutte cose procedurali su cui rispondere su due piedi, così non è semplice. Lì bisognerebbe andare a rileggere adesso l'ordinanza, andare a vedere cosa dice, perché non mi ricordo se quando parla del documento del consiglio di classe dice anche che vadano allegati questi documenti. È chiaro che se la commissione li deve proporre al candidato, dovrà averli a disposizione e quindi prima o poi dovrà cercarseli. Però appunto bisogna leggere esattamente l'ordinanza per vedere che cosa prevede. Personalmente dico che allegandoli si fa già un servizio alla sottocommissione che così potrà rispondere. Intanto sto armeggiando col mio cellulare che ogni 3 secondi va in risparmio energia e ogni volta devo riaprirlo, portate pazienza un secondo, per leggere le domande. Dunque, torniamo alle domande, dove ero rimasto, le domande secondo ciclo. Dunque, PCTO in azienda, ecco, se ci sarà modo e tempo si può chiarire se l'assegnazione dei titoli degli elaborati debba necessariamente passare attraverso una verbalizzazione del consiglio di classe, ma l'ordinanza non lo prevede, dice che sono i docenti di indirizzo, ma è chiaro che una condivisione in sede di consiglio di classe non sarebbe male, l'ordinanza non lo prevede esplicitamente. Dunque, poi ci sono indicazioni precise sull'ESABAC? Sì, nell'ordinanza ci sono indicazioni precise, però non ho ritenuto di trattarla in questo excursus di tipo generale. Ecco, dice, per quanto riguarda il terzo punto, i materiali da predisporre dalla commissione riguardano anche le discipline relative ai primi due punti, cioè materie di indirizzo italiano. Non è proibito, anche se già ci sono i temi specifici per le discipline di indirizzo e di italiano. Quindi i materiali dovrebbero prima di tutto coinvolgere le altre discipline, poi però potrebbero essere anche oggetto appunto di potrebbe essere coinvolte anche le prime discipline. I privatisti, beh, per i privatisti l'ordinanza dice che devono fare l'esame preliminare a partire dal 10 di luglio e che poi faranno l'esame in sessione straordinaria, quindi in questo momento non se ne parla. L'elaborato che sostituisce idealmente la seconda prova necessita di essere corretto mediante un'apposita griglia? No, perché la griglia generale prevista per la valutazione dei colloqui è l'unica prevista, insomma, quindi tutto va ricondotto a quella griglia. Quindi questo, insomma, era il complesso delle domande e questo era quanto è stato possibile rispondere. Dopodiché, ripeto, ci sono probabilmente mille altre questioni di tipo procedurale, molto di dettaglio, però sarà bene seguire a questo punto le riunioni di coordinamento territoriale e soprattutto anche seguire il sito delle FAC del Ministero, che spero raccolga un po' tutto quello che adesso dal basso proverrà. Ho visto che ci sono anche in giro dei webinar dove
ci sono relatori che affronteranno questioni procedurali specifiche, che un conto sono le questioni di merito, come si sceglie l'argomento dell'elaborato, poi ci sono tutta una serie di questioni procedurali su cui sicuramente adesso usciranno tutta una serie di precisazioni. Quanto abbiamo detto oggi spero possa servire intanto per un primo orientamento sulla base di quanto previsto dall'ordinanza. Quindi penso che potremmo anche chiudere qui, se la regia è d'accordo. Ah, ecco, pardon, prima di chiudere un'altra cosa a cui non ho accennato. Ci sono tutta una serie di considerazioni da fare sulle condizioni di svolgimento materiale dell'esame. E strano che nelle domande non sia pervenuto niente su questo. Al momento, come sappiamo, si sta lavorando per l'esame in presenza e nell'ordinanza si dice che sono sedi dell'esame gli istituti statali e gli istituti paritari frequentati dai candidati. Si dice anche che verranno diramate disposizioni tecniche per lo svolgimento in sicurezza delle prove d'esame. Intanto sono già usciti tre documenti: il documento del Comitato Tecnico Scientifico che ha seguito tutto lo svolgimento dell'epidemia e che ha redatto un documento specifico per la scuola. Il Ministero ha pubblicato il protocollo d'intesa formalizzato con le organizzazioni sindacali, col quale recepisce quel documento, e la convenzione fatta con la Croce Rossa italiana. Rimane una riserva, che se le condizioni epidemiologiche avessero una certa evoluzione e che le autorità competenti, quindi la Presidenza del Consiglio su proposta del Comitato Tecnico Scientifico lo richiedessero, i lavori delle commissioni potrebbero tornare a svolgersi in videoconferenza. Tra l'altro ci sono tutta una serie di casistiche particolari che sono già previste dall'ordinanza per lo svolgimento in videoconferenza. I candidati con disabilità, qualora l'esame in presenza per loro risultasse inopportuno o di difficile attuazione, i candidati degenti in luoghi di cura o di ospedale che non possano lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, i candidati insomma presenti nelle sezioni carcerarie, ma anche commissari d'esame impossibilitati a seguire i lavori in presenza. Tanto c'è tutta la questione dell'età docenti, dei soggetti cosiddetti fragili. Quindi al momento si lavora sull'esame in presenza, poi ci sono casi particolari per cui sono già previste possibilità di collegamento in videoconferenza e poi ci sarà da vedere l'andamento generale dell'epidemia. Intanto, se si farà in presenza, ci sono tutta una serie di disposizioni da rispettare, non sto qui a elencarle perché probabilmente le avrete già lette, insomma, le misure di pulizia e di igienizzazione degli ambienti, quindi sanificazione, scaglionare ingressi e uscite, prevedere percorsi diversi per gli ingressi e le uscite, aerare continuamente i locali, mantenere il distanziamento, portare le mascherine che però lo studente potrà togliere quando parla, mantenendosi a debita distanza. Tra l'altro sulle mascherine c'è una contraddizione che sta per essere risolta, perché il documento CTS dice che se le devono portare gli studenti, però nell'altro decreto che è stato denominato Rilancia Italia si stanziano i fondi perché le scuole le acquistino anche per gli studenti, quindi vale la solita regola, continuare a seguire poi tutte le indicazioni che arriveranno. Però attenzione che le condizioni di svolgimento materiale possono condizionare anche perché, insomma, parlare a distanza crea un certo clima in sede di colloquio, quindi magari sarà anche il caso di fare qualche prova per vedere come si può svolgere un colloquio in queste condizioni. Ecco, io adesso concluderei veramente e quindi.
andrei in fine della condivisione dello schermo. Grazie, dottor Cristianini. Molto chiare le sue comunicazioni, le sue interpretazioni, le sue indicazioni. Ne faremo tesoro. Dalle domande da parte dei partecipanti c'è stata molta soddisfazione, come sempre. La ringrazio. E ricordo tutti i partecipanti, ai tutti i partecipanti che saranno raggiunti al più presto con un'email dove potranno partecipare al questionario di gradimento del webinar, ricevere l'attestato, ma soprattutto scaricare la registrazione e le slide dell'intervento di oggi. Buon fine settimana e grazie ancora, dottor Cristianini, per la sua attenzione, disponibilità e grande competenza. Buon pomeriggio a tutti e buona domenica. Buon lavoro a tutti. Grazie.